È la sesta donna a fare parte della Corte Suprema, ma la prima donna afroamericana in oltre 200 anni di vita dell'istituzione. 51 anni, nata in Florida, Ketanji Brown Jackson è stata confermata dal Senato americano giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti. Alla Corte ha fatto il suo ingresso con tanto di onori presidenziali e vicepresidenziali con una cerimonia alla Casa Bianca. Prendendo la parola, la giudice ha inviato un messaggio a tutti i neri d'America. Abbiamo fatto molta strada verso il perfezionamento della nostra unione. Nella mia famiglia ci è voluta solo una generazione per passare dalla segregazione alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Appena 55 anni fa, per la prima volta, un afroamericano divenne giudice di un tribunale ordinario. Si trattava di Thurgood Marshall. Poi fu la volta di un afroamericano alla Corte Suprema, Clarence Thomas. Ma mai vi era entrata una donna afroamericana e la Corte Suprema è sempre più rosa. Oggi comprende per la prima volta nella sua storia quattro donne, di cui due nominate dall'ex presidente Barack Obama e una da Donald Trump. Judge Jackson, congratulations. Welcome to you and your family.